per ora che ho, che occupo in questo momento, tattico sì. D'altronde, ma quelli sono, questo non è imprescindibile, perché Viviani, per esempio, è un giocatore che ha le caratteristiche uguali alle sue, però sono giocatori che hanno tattica di campo, hanno ruolo, e chiaro che nel ruolo, anche gli altri sono bravi, magari hanno un minore ruolo tattico, hanno più qualcosa di diverso. Quindi diciamo che noi siamo imprescindibili dai 23 che abbiamo, noi abbiamo 23 giocatori, adesso sono due fuori, e quindi ora devo creare il gruppo, chi gioca deve dare meglio di se stesso, o sono dei ruoli in cui chiaramente c'è qualcuno migliore, qualcuno meno adatto al ruolo, diciamo. Ciao Gigi, molto semplice, domani giocano Bollini nella formazione? E altri 10. Ci dai la formazione oppure no? No, non andiamo. Beh, posto di mossa, puoi dirci. Ci sanno già, dei giocatori che la squadra ha reso molto bene domenica, abbiamo trovato un assetto tattico che ci dà conforto come prestazioni. E non si discosterà chiaramente molto da domenica, insomma, questo è dato di fatto abbastanza oggettivo, insomma, non è per far sì la squadra che vince non si cambia, è proprio il fatto di questo obiettivo di sfruttare appieno le caratteristiche, però devo dire che se giocherà Bianchetti al posto di Moras forse è una soluzione ideale, ma però devo dire che avevo anche delle soluzioni in corso diverse, insomma, no? Quindi penso che la squadra abbia delle risorse a prescindere da chi entra in campo inizialmente. Il fatto è che mentalmente siamo predisposti ad andare a Udine, a pensare, ad essere certi di affrontare una squadra col telo nei denti, come si vuole dire, che lotterà al massimo, perché la settimana che ha passato è stata una settimana molto, molto complicata, e vogliono tirare fuori tutto il loro meglio per dimostrare al loro pubblico e alla società di essere ancora in palla per poter stare in Serie A. Questo per noi, affrontiamo l'ennesima squadra che ci affronterà in un momento delicato, ma con grandi risorse. Noi siamo abituati in questo momento qui ad affrontare squadre quasi sempre di momenti come questi. Se dello score nostro non abbiamo fatto le squadre, poche squadre in tranquillità, no? E quindi per verso Brunato siamo abituati alla lotta, e quindi spero che la mia squadra faccia tesoro di queste esperienze, quello che dia il massimo di quello che può dare. Abbiamo anche risorse importanti. E Gigi, prima hai detto, prima erano chiacchiere sul discorso della salvezza, adesso ci sono chiacchiere, di parte mia no. Sì, ma te lo dico in generale, adesso ci sono delle certezze, me ne dici una, cioè proprio una certezza che hai della tua squadra, una per la più importante. La credibilità. Credibilità che abbiamo. Prima era concreta perché noi sapevamo di poter fare sì, di poter esprimere al massimo sul campo le nostre risorse. Adesso, oltre alla credibilità di quello che facciamo sul campo, c'è la credibilità dei numeri, che sono ancora più importanti. Quindi il senso è riuscire a abbinare questo. Questa è la credibilità, poi se ci riusciamo non lo so, perché le risorse sono importanti, però il campionato è lungo. Però credo che la lottiamo fino in fondo, questo può essere, posso dire con certezza che ci sarà. Samir è cresciuto molto, per te resta comunque un'alternativa magari di Enander, o può essere un giocatore che magari visto il sinistro può essere impiegato alternativa, cioè non in fascia? No, per me no, perché non ha la cultura di essere un centrale importante. Secondo me Samir ha delle caratteristiche molto buone per fare un calcio di importanza, di livello. È venuto un momento particolare, noi abbiamo un assetto particolare, in questo momento qui Lander è un giocatore imprescindibile, perché è un ragazzo attento, veloce, migliorato moltissimo da quando sono arrivato, e ma io penso che Samir verrà a suo tempo e dimostrerà anche lui di essere uno dei nostri, come lo sta dimostrando adesso. I tempi saranno per tutti, come è stato per Gilberto, come è stato per Romulo, come è stato per Greco, come sarà, e gli altri vedrai che piano piano troveranno il loro spazio, perché il tempo è lungo, l'intensità è alta, la primavera porterà sicuramente delle fatiche maggiori, e noi speriamo di arrivare a primavera con il gruppo completo, che sia appunto da cena a mano, qualsiasi esso sia. Io ho fiducia in tutti i ragazzi, che se potessi far giocare le 23, non posso. E quindi 11 giocano, ma gli altri 11 sanno che da parte mia c'è sempre grande rispetto per la loro qualità.